Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Matteo Petracci? Sono un appassionato di storia, ho fatto il dottorato di ricerca in storia contemporanea e sono anche un grande appassionato di trekking ed escursioni in montagna. Sono anche guida ambientale ed escursionistica e cerco di associare queste due passioni anche organizzando escursioni a tema storico. Cosa accadde a Napoli nel 1940? A Napoli nel 1940 venne organizzata probabilmente la più grande esposizione coloniale nella storia dell'espansione coloniale italiana, perché esposizioni coloniali in Italia, come negli altri paesi colonialisti europei e non solo, vengono organizzate già sin dalla fine dell'Ottocento. In Italia il colonialismo comincia non con l'esperienza fascista, ma con l'esperienza liberale. Però la mostra delle terre d'oltremare, questa grande esposizione pensata per celebrare l'impero italiano proclamato nel 1936 dopo l'aggressione dell'Etiopia e diciamo, l'occupazione delle maggiori città, probabilmente, come dicevo prima, è la più grande. E proprio per celebrare la magnificenza del colonialismo e dell'imperialismo italiano e fascista, si pensa di portare a Napoli non solo animali, specie floristiche, piante, ed altri elementi che potessero restituire agli occhi dei visitatori italiani il territorio dell'impero coloniale, ma si pensa di portare anche donne, uomini e bambini in carne e ossa all'interno di un villaggio chiamato villaggio indigeno, dove queste donne, uomini e bambini dovevano inscenare la vita per come si viveva nei villaggi dell'Etiopia, della Somalia o dell'Eritrea. Questo perché attraverso l'incontro tra la diversità incarnata dalle popolazioni coloniali, i visitatori bianchi, italiani, potessero sentire esaltato il senso di superiorità razziale e di dominio. Questo, diciamo, rappresenta la finalità anche comunicativa dell'esposizione coloniale. Insieme ai somali, eritrei ed etiopi provenienti dal Corno d'Africa, da quella che allora si chiamava l'Africa orientale italiana, vengono fatti arrivare a Napoli anche libici, albanesi, popolazioni del Dodecaneso, di tutti i territori d'oltremare, appunto, dell'Italia coloniale d'oltremare. La mostra viene inaugurata il 9 giugno del 1940 dal re, poi cominciano le esibizioni, fino a quando il 10 giugno del 1940 l'Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale con la dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, e nel frattempo oltre 500.000 italiani, secondo le cifre fornite dal fascismo, avevano visitato la mostra, solo che nel momento in cui l'Italia entra in guerra, per ragioni di sicurezza, la mostra viene chiusa. E a quel punto, mentre i libici e le altre popolazioni vengono imbarcate in tutta fretta e riportate nei territori di provenienza, per i somali, gli eritrei e gli etiopi questo è impossibile perché il canale di Suez era controllato dalla Marina britannica e sono costretti a restare a Napoli per un lungo tempo, vivendo in condizioni di sostanziale internamento. Vivevano in baracche di legno circondate da filo spinato. Ovviamente erano in vigore le leggi razziali, quindi le loro uscite dall'area di internamento erano pochissime, comunque sempre sorvegliate da agenti e militari italiani. Restano lì vivendo la fame, il freddo, perché le baracche erano state concepite per essere smantellate ad ottobre, quando la mostra si sarebbe dovuta chiudere. E quindi non avevano stufe, non avevano materiale, diciamo, per riscaldarsi. Qualcuno comincia anche ad ammalarsi e durante il primo inverno cominciano a scrivere o a dettare ai funzionari delle lettere da inviare al Ministero dell'Africa italiana, nelle quali descrivono le condizioni di vita. Quindi, appunto, come dicevo, la fame, il freddo, ma soprattutto i bombardamenti che si fanno sempre più intensi, perché Napoli è un obiettivo militare, è sede di un porto militare, di impianti industriali e questi bombardamenti progressivamente nel tempo si fanno sempre più intensi e più pericolosi.
Come arrivano nelle Marche alcuni di loro? Il loro arrivo nelle Marche è legato proprio ai bombardamenti. Quando ormai, dopo il 1942, gli anglo-americani hanno riconquistato i territori dell'Africa del Nord, i bombardamenti si fanno sempre più intensi perché il fronte si avvicina. Un giorno una bomba cade all'interno dell'area delle baracche, resta inesplosa, ma a quel punto, diciamo, le preoccupazioni del ministero si fanno sempre più ampie, non solo perché le esplosioni avrebbero potuto uccidere queste persone, ma anche perché il caos delle esplosioni avrebbe potuto favorire la fuga di qualcuno e poi far perdere le tracce nell'area metropolitana di Napoli potrebbe essere stato troppo facile. Quindi si decide di spostarli nelle Marche nel marzo del 1943, arrivano all'inizio di aprile. E vengono portati in una villa nobiliare che era stata già riadattata come campo di internamento per donne appartenenti ai paesi nemici. Si chiama Villa La Quiete, si trova a Treia, in provincia di Macerata. E le Marche, sostanzialmente, come altre regioni dell'Italia centrale, erano regioni destinate all'internamento o alla prigionia di soldati catturati sui vari fronti di guerra, perché sono territori lontani da grandi vie di comunicazione e da grandi aree urbane. La popolazione allora era principalmente contadina, quindi la si riteneva una popolazione più mansueta, più quieta, meno pericolosa. Non c'erano grandi fabbriche, non c'era la classe operaia che era comunque considerata esistenzialmente, irriducibilmente pericolosa e oppositrice. E vengono portati in questa villa e la sorveglianza un po' si attenua perché la villa si trova vicino a un borgo che è molto piccolo. E sempre accompagnati da agenti militari italiani, comincia ad essere permesso loro di uscire con maggiore frequenza. Ed entrano in rapporto anche con la popolazione. Io nel corso della ricerca ho fatto diverse interviste ad anziani del comune di Treia che mi hanno raccontato, allora erano 14enni, 15enni, e mi hanno raccontato dei contatti con queste donne e uomini somali, eritrei ed etiopi. Qualcuno di loro parlava italiano, anzi, ne erano diversi secondo i documenti del ministero e anche documenti giudiziari che ho potuto trovare in vari archivi. E quindi, diciamo, una certa padronanza della lingua permette loro di entrare in relazione con la popolazione. Come si arriva all'esperienza partigiana? Da lì, proprio in virtù di una certa padronanza della lingua, alcuni somali, etiopi ed eritrei vengono a sapere dell'arresto di Mussolini il 25 luglio del 43, dei rovesci militari, della fuga del re e di tutti i più alti comandi, e vengono anche a sapere che molti dei prigionieri di guerra e internati nei vari campi presenti nel territorio stavano scappando per dirigersi in montagna e raggiungere le bande partigiane in via di formazione. Tre etiopi decidono di scappare all'inizio di ottobre del 1943 e aiutati ovviamente da una parte della popolazione contadina soprattutto riescono a raggiungere il Monte San Vicino. Dico che sono stati aiutati semplicemente perché è un cammino che ho fatto più volte, che riproponiamo periodicamente, sono oltre 50 km di strade e sentieri, quindi 50 km senza l'aiuto della popolazione uno non è che li percorre senza essere scoperto, anche perché in quei giorni il territorio era tappezzato di manifesti scritti in italiano e in tedesco dove si promettevano 1.800 lire a chi faceva ricatturare un prigioniero fuggito oppure la distruzione della casa a chi invece ne nascondeva uno, quindi sono stati evidentemente aiutati da qualcuno. Raggiungono un borgo alle pendici del Monte San Vicino che si chiama Valdiola. Entrano in contatto con i partigiani di un battaglione che si chiamava Battaglione Mario, prendeva il nome dal comandante che era Mario De Panger, un comunista istriano che aveva attraversato tutto il ventennio tra esilio, carcere e confino. E ai partigiani di De Panger, questi etiopi, spiegano che nella villa c'era un presidio di militari che li sorvegliavano e c'erano parecchi fucili mitragliatori Breda e casse di munizioni in dotazione al presidio militare. Siccome la banda all'inizio di ottobre era alla ricerca costante di armamento, a quel punto i partigiani decidono di fare un'azione, circondano la villa. C'è uno scontro che è positivo per i partigiani, le armi e le munizioni vengono portate via,
ed altri somali ed etiopi si uniscono al gruppo partigiano, rifanno indietro il percorso e vengono sistemati nelle basi del battaglione Mario e vengono scattate anche alcune fotografie che ancora oggi, a 75 anni e oltre di distanza, rappresentano l'estrema varietà nazionale, culturale e religiosa di questo gruppo, che ospitava, oltre a italiani, inglesi, scozzesi, francesi, somali, appunto, etiopi, sovietici, montenegrini, serbi, croati, ebrei. Queste foto, ecco, ne restituiscono pienamente il carattere internazionale. Ci furono altre formazioni partigiane internazionaliste. Cosa rende diversa l'esperienza della Banda Mario? Rispetto ad altre formazioni dove hanno militato partigiani africani o afrodiscendenti, penso, non so, alla vicenda di Marincola, di Giorgio Marincola, raccontata da Costa e Teleonio sul libro Razza Partigiana, oppure su Timira da Wumindue e Antar Marincola, oppure penso a Sinigaglia o a Italo Caracul. Ad esempio, il ragazzino libico che stava con un gruppo partigiano nel Bergamasco, quello che rende diverso il caso del battaglione Mario è la presenza di un gruppo di somali ed etiopi, non di singoli, ma di un gruppo che era stato portato in Italia con tutte altre finalità e che poi in gruppo, perché parliamo su una sessantina di persone arrivate alla mostra d'oltremare, circa 15, poi si uniscono ai partigiani, parliamo appunto di 15 persone, tra le quali anche due donne, non erano solo uomini, è un gruppo nutrito e il loro arrivo aumenta non solo la varietà delle nazioni rappresentate, ma anche delle religioni, perché i somali erano musulmani, si trovano in un contesto particolare perché combattono insieme a ebrei e cristiani, ovviamente sto parlando dei partigiani che erano credenti, e i cristiani appartenevano, diciamo, a tutte le declinazioni, perché c'erano anglicani, cattolici, copti, perché tra gli etiopi c'erano anche cristiani copti e c'erano anche cristiani ortodossi provenienti dal Montenegro o dai territori di quella che allora era la Jugoslavia. E il loro aver partecipato in gruppo a rendere la loro esperienza diversa da altre esperienze e a rendere diversa l'esperienza del battaglione Mario e anche veramente l'elevata varietà delle nazioni, delle lingue, delle culture e delle religioni rappresentate. Basti pensare che uno degli aspetti che mi sono divertito di più, per così dire, a ricostruire è quello del linguaggio. Perché co come parlano tra di loro partigiane e partigiani di un unico battaglione appartenenti a paesi così diversi e lontani tra loro? E i documenti invece dimostrano che tra i prigionieri e gli internati, jugoslavi o inglesi o di altre nazionalità, era diffusa, diciamo, la conoscenza dell'italiano che avevano imparato nel periodo di prigionia o di internamento. Qualcuno tra i somali e gli etiopi, come ho detto prima, l'italiano lo conosceva già dai tempi dell'arrivo in Italia o anche prima, e poi però ecco, i documenti parlano anche dello scambio quotidiano di competenze linguistiche che avveniva nel corso della lotta partigiana. E questo qui permette di non escludere che si sia creato anche una sorta di vocabolario comune, fatto di termini appartenenti a lingue diverse, ma proprio perché condivisi, ad un certo punto diventano comprensibili anche a coloro che appartengono ad un'altra lingua, come se si fosse trattato di una sorta di esperanto partigiano. Da sudditi coloniali a partigiani, alcuni però rimasero fedeli al regime fascista. Durante lo scontro con i partigiani che attaccano la villa per recuperare le armi, alcuni sparano contro i partigiani perché insieme ai civili del villaggio indigeno erano stati portati anche dei soldati coloniali che appartenevano alle truppe della Polizia dell'Africa italiana, erano in maggioranza etiopi, ma c'era anche qualche somalo e qualcuno combatte contro i partigiani in quell'occasione. Ma qualche soldato coloniale, come ad esempio Mohamed Raghe, che era somalo, era uno Shumbashi della PAI,
decide di unirsi ai partigiani. Quindi, diciamo, anche in questo caso la ricostruzione storica permette di non dividere la realtà in, diciamo, in modo manicheo, o bianco o nero o 0-1, perché poi diciamo, le dinamiche sono molto più complesse e qualcuno ha preferito scegliere di restare fedele al regime che li aveva arruolati, che li aveva collocati socialmente, no? Perché poi l'arruolamento tra le truppe coloniali funzionava anche come ascensore sociale. La scuola non era permessa oltre la quarta elementare. Trovare un lavoro soddisfacente rispetto alle proprie aspettative era sostanzialmente impossibile, quindi ecco, l'arruolamento funzionava anche da ascensore sociale. Qualcun altro invece decide di arruolarsi. Va detto però che coloro che si arruolano fanno una scelta paragonabile a quella fatta dalle donne. Provo a spiegarmi. Cioè, mentre per gli inglesi, i francesi o gli ebrei scappati dai campi di internamento o i ragazzi italiani soggetti alla leva obbligatoria per i fascisti e i nazisti, la scelta di raggiungere la montagna è una scelta sostanzialmente obbligata, perché o si scappava in montagna o ci si arruolava con i fascisti, questo gli italiani, oppure o si scappava in montagna o si veniva ricatturati, questo per i prigionieri di guerra e gli internati. Per i somali e gli etiopi che si sono uniti ai partigiani, la scelta è stata come quella delle donne, perché nessuno li ha obbligati ad andare in montagna. Potevano tranquillamente restare nel luogo dove erano internati ed aspettare il passaggio del fronte, come le donne potevano restare nelle proprie case e aspettare il passaggio del fronte. Invece la scelta di raggiungere la montagna caricandosi dei pericoli e dei rischi, perché tre poi moriranno nel corso della resistenza, appunto ne sottolinea il carattere proprio di scelta, per citare Claudio Pavone, che probabilmente è stato il più grande storico della resistenza in Italia, ne dà maggiore forza. Poi ecco, anche coloro che invece decidono di restare nel luogo dove erano internati, a Villa Spada, andrebbero poi al loro interno non considerati come un unicum, perché nel frattempo erano nati dei bambini, e quindi ecco, per un giovane padre, una giovane madre con un bambino in fasce diventa impossibile pensare di lasciare il neonato e raggiungere la montagna, oppure di portare il neonato in montagna. Però ecco, per questi 15, 12, 15, i documenti non sono sempre concordi tra loro. Comunque, per coloro tra i somali e gli etiopi che hanno raggiunto il battaglione Mario, la scelta di entrare nel movimento di resistenza ha rappresentato, diciamo, un passaggio anche di status giuridico, per così dire, perché erano stati portati in Italia come sudditi, quindi oggetti della storia e non protagonisti essi stessi della loro storia. Diventando partigiani, rivendicano il diritto ad essere invece soggetti della storia e protagonisti del loro divenire. Cioè, fanno una scelta ben precisa da questo punto di vista. Ci puoi raccontare come hai conosciuto la figlia di uno dei partigiani d'oltremare? Io l'ho conosciuta, in realtà mi ha trovato lei, dopo che avevo ritrovato la bara che era stata sepolta senza nome, di un partigiano etiope che si chiamava Carlo, era il nome di battaglia, Bamagal. Ho contattato tramite degli amici Wumindue e abbiamo fatto un seminario sui documenti che nel frattempo avevo trovato intorno alla figura di Carlo Bamagal. Su JAP sono state caricate alcune fotografie per il lancio, diciamo, di questo laboratorio di scrittura seminariale. Sono passati dei mesi e questa signora, che si chiama Sukri Adenshire, vive a Londra, cercando informazioni sul padre, che lei sapeva avesse fatto la resistenza in Italia, ma lei, quando il padre è scomparso, era bambina, quindi non sapeva i luoghi poi precisi, ha riconosciuto il volto del padre nella foto e mi ha trovato lei, sostanzialmente, perché mi ha mandato un'email nel settembre del 2017 con il volto del padre cerchiato, riprendendo la fotografia che era uscita su JAP, mi ha detto: sono la figlia di Adenshire Jama, vorrei venire nelle Marche per conoscere i luoghi dove mio padre ha combattuto. È stato veramente emozionante. Poi è venuta anche la figlia di Sukri, quindi la nipote di Adenshire Jama, e il 25 aprile del 2019 questa ragazza, che si chiama Kafia Omar, ha tenuto uno dei discorsi ufficiali durante le celebrazioni che la prefettura e la provincia di Macerata avevano organizzato in occasione dell'anniversario della liberazione. Anche questo è stato un momento molto intenso.
Hai parlato prima di Marincola e Sinigaglia. Si parla poco dell'aspetto multietnico della resistenza italiana. Come mai, secondo te? Credo che si faccia ancora fatica, nonostante invece gli storici nel corso di decennali ricerche lo hanno dimostrato e continuano a dimostrarlo. Io credo che dal punto di vista celebrativo, per così dire, si faccia ancora fatica a riconoscere pienamente che la Resistenza è stato un movimento transnazionale, che ha messo insieme persone provenienti da diversi paesi e diversi continenti che si sono ritrovate a combattere intorno ad un obiettivo comune. E ecco, raccontare che è stata una guerra, diciamo, combattuta da italiani contro lo straniero, come se diciamo, l'Italia non avesse nulla a che fare con la storia dell'ascesa dei fascismi in Europa, probabilmente riesce a stimolare sentimenti più ecumenici. I nomi di questi partigiani sono stati scanditi durante la grande manifestazione antifascista di Macerata del 18 febbraio 2018. A tuo avviso, cosa rende attuale e ancora rilevante la loro storia? Il racconto della loro storia, ma non solo dei partigiani africani, ma in questo caso anche dei partigiani jugoslavi, dei partigiani greci che lo stesso hanno combattuto in Italia, o dei partigiani ebrei, aiuti a fare i conti con il nostro passato di italiani, perché per poter raccontare la storia di un partigiano straniero che ha combattuto in Italia, bisogna raccontare perché si trovava in Italia. E quindi bisogna spiegare il colonialismo, l'occupazione italiana, della Jugoslavia, della Grecia e di altri paesi che sostanzialmente hanno subito appunto l'occupazione italiana e poi i loro cittadini in decine di migliaia sono stati deportati in Italia e costretti in campi di prigionia o di internamento. Quindi credo che rispetto al passato questo qui aiuti a fare i conti appunto con la nostra storia. Rispetto al presente credo che questo qui, fare bene i conti con la propria storia, aiuti anche a comprendere fenomeni che hanno a che fare con l'attualità e che difficilmente invece possono essere maggiormente comprensibili. Quando abbiamo ritrovato la bara con all'interno il corpo di Abba Magal, che ripeto era stato sepolto senza nome, poi è stata organizzata una cerimonia con il consolato d'Etiopia in Italia, il comune di San Severino Marche, dove Abba Magal era stato sepolto, è stata scoperta una lapide che lo ricorda come caduto per la libertà d'Italia e d'Europa nel 2014. Io credo che sia importante, non solo rispetto all'Italia, ma anche rispetto all'Europa e alle politiche dell'Europa verso la sponda sud del Mediterraneo o in generale verso il continente africano. Io credo che proprio in questo momento, ecco, sia importante dirci che questa storia, diciamo, parla del nostro passato, ma parla anche del nostro presente, perché poi, ecco, si spiega meglio anche il funzionamento di alcune catene migratorie. La complessità, delle storie personali di chi arriva, ecco, e questo credo che sia positivo. Grazie. Grazie a voi. Ci hanno aiutato a casa nostra. Ricordo
ricordiamoli oggi, perché è anche grazie a loro che siamo qui. Ricordiamo anche Giorgio Marincola, caduto per la libertà d'Italia e d'Europa. E ricordiamo anche Elio Barontini, Antonio Kumar, Domenico Rolla, che durante la guerra fascista e colonialista all'Etiopia raggiungevano gli etiopi e combattevano insieme a loro nella loro resistenza. È da qui che veniamo, è da qui che ripartiremo. Ora è sempre resistenza.